cambiato il modo in cui lei disegna Tex? Ah, è cambiato più di una volta, sì. Adesso i vecchi disegni, anche se sono molto amati da gran parte del pubblico, dei lettori, io non li posso più vedere, anche dal punto di vista grafico. Poi il mio disegno si è evoluto inconsciamente, per fortuna si è evoluto e si sta anche evolvendo, magari qualcuno pensa che sta decadendo, ma... Però mi ricordo una volta ho cominciato a disegnarlo molto magro, lui e i suoi parti, tutti magri, perché era una storia in cui si trovavano degli indiani affamati, allora disegnavo magri gli indiani, i Tex e i cavalli. Quando me lo fecero notare ho cominciato a ingrassarli, e allora c'è stato un periodo in cui facevo Tex molto con il viso largo, grandi mascelle, poi piano piano me ne sono accorto e credo di essere arrivato a un Tex normale adesso. Il personaggio del fumetto e il suo disegnatore si assomigliano? Fisicamente? No. Ah. No, io vorrei assomigliarli, magari tanti vorrebbero assomigliarli come carattere, a parte il fisico, insomma, come modo di affrontare la realtà. In fondo Tex è il simbolo della giustizia. Tutto va a finire bene quando c'è lui. Lei ha disegnato Tex per tantissimi anni. Ci descrive il volto di Tex? Questo è un po' difficile da descrivere. Non lo so, all'inizio forse tenevo sott'occhio... Galeppini diceva che teneva come modello il giovane Gary Cooper. Io non ce l'ho tanto, non ce lo vedo tanto. Io forse prendevo un po' Gordon di Alex Raymond. Però poi l'ho abbandonato, è venuto fuori un Tex, così, non lo so come, sa, quando si disegna non si pensa tanto, lo devo fare così, è una cosa istintiva, c'è qualcosa dentro che te lo fa fare, poi sono gli altri che fanno notare quello che uno ha disegnato, io non lo so.